A Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, venerdì pomeriggio un marocchino di 42 anni, Abdelabdim Bouassedra, intorno alle 4 e mezza del pomeriggio ha seminato il panico in via Volpato, dove, ubriaco completamente, ha cominciato a prendere di mira chiunque passasse con minacce, insulti e tentate aggressioni. Le persone, molti hanno chiamato il 112 carabinieri che sono intervenuti sul posto, ma lui invece di calmarsi ha aggredito anche i militari che sono dovuti intervenire con lo spray al peperoncino per bloccare l'extracomunitario che è stato portato in caserma e si è scoperto comunque che i guanti che aveva, perché era con bicicletta e guanti, i guanti erano stati rubati lì nella stessa via, avevano ancora il cartellino e l'etichetta. E il portato comunque in caserma al comando di Bassano non è servito anche questo a portarlo alla calma, è stato dovuto chiamare l'ambulanza, è stato portato in ospedale e sedato, trasferito in carcere. E trasferito in carcere, cosa è successo? Come sempre quasi succede, dal carcere di Vicenza, in attesa di giudizio per direttissima, il responso è arrivato sabato, rimesso subito in libertà con un semplice divieto di dimora nella provincia vicentina. E ricominciamo da capo.